il successo del nocciolo. È una coltura che si è sviluppata in particolare nel secolo scorso e questo è legato allo sviluppo parallelo dell'industria nocciaria. Infatti la nocciola è destinata per oltre il 90% alla trasformazione. Questa è una situazione particolare che distingue questa specie da altre, come ad esempio la noce, che vede un consumo diretto molto più importante. Questo chiaramente lega le sorti della coltivazione con quelle della domanda di mercato legata all'industria dolciaria. I prezzi della nocciola in questi ultimi anni sono diventati particolarmente interessanti, anche se vi è una forte influenza della produzione turca, che è la produzione dominante nel mondo, con circa un 2/3, un 60-65% di copertura del mercato. Questo significa che le fluttuazioni di produzione della Turchia influenzano il prezzo. Il nocciolo è una specie diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo e arriva fino alla Scandinavia. Questo significa che ha accompagnato l'uomo nei millenni come alimento, tuttavia la coltivazione redditizia si può fare solo nelle aree vocate. Queste aree vocate sono state individuate in modo spontaneo, come dicevo, in parallelo allo sviluppo dell'industria in alcune regioni italiane. Questo non significa però che non esistano altre aree dove è possibile la coltivazione del nocciolo. Devono essere rispettate alcune attenzioni, devono essere conosciuti i parametri relativi alla vocazionalità dell'ambiente. Questa è la cosa più importante. Ci sono delle informazioni in letteratura riguardo a questo, che riguardano soprattutto le caratteristiche di temperatura, l'andamento climatico, di piovosità e le caratteristiche del suolo. Quindi, secondo in linea generale, è possibile piantare il nocciolo anche in aree al di fuori di quelle di coltivazione tradizionale, che tra l'altro sono spesso aree collinari, quindi aree dove ai tempi non era possibile coltivare altre specie dal punto di vista sempre della redditività. Non erano redditizie colture che quindi erano destinate ad ambienti migliori, magari di pianura. Ma la coltivazione può essere fatta in collina, ma anche in pianura. Come dicevo, ci devono essere le condizioni ambientali adatte, ci devono essere i suoli e gli aspetti climatici da rispettare. Dopodiché può essere diversa la qualità, su questo non ci sono degli studi approfonditi, quindi su questo bisognerebbe sicuramente lavorare, no, per capire le differenze di qualità che si possono realizzare in un frutteto, in un corileto coltivato anche irrigato in modo intensivo rispetto alla coltivazione meno intensiva, più tradizionale, con forme di allevamento a cespuglio, rispetto a quelle adottate più comunemente negli impianti intensivi, che sono la forma ad alberello, comunque con il singolo tronco, detto monocaule. Ma la coltivazione biologica del nocciolo è certamente una possibilità. Una delle problematiche però maggiori è quella della difesa dalla cimice, perché purtroppo il prodotto cimiciato, e talvolta il cimiciato può incidere anche per percentuali importanti, non è gradito all'industria e deprezza fortemente le partite. Questo è un problema che è ancora difficile da risolvere. Può darsi che con gli studi in campo entomologico si possa arrivare a delle strategie diverse dai trattamenti chimici o con prodotti naturali che si riducono al piretro in questo caso. Dal punto di vista della situazione di mercato, che bisogna che ci sia anche una richiesta poi da parte dell'industria. Come abbiamo detto,
forte legame del nocciolo con l'industria, per cui la richiesta di biologico c'è per tutte le colture, quindi anche in questo caso è in crescita, da valutare la fattibilità tecnica di una gestione biologica dei noccioleti. Interessante invece aggiungere qualcosa sulla valorizzazione del prodotto locale, questo soprattutto per le aree di coltivazione tradizionale. L'esempio del Piemonte ci ha portati a evidenziare una forte crescita di superfici in questi anni e in parallelo anche una maggiore adesione al consorzio IGP Nocciola Piemonte, cosa che diciamo si è verificata solo in Piemonte per il momento, ma che ha dato un valore aggiunto al prodotto e ha favorito soprattutto le piccole attività artigianali, che sono quelle, le piccole e medie industrie, che sono quelle che sostanzialmente utilizzano di più questo marchio. È un modo, penso, per valorizzare il prodotto locale, che può andare incontro all'esigenza delle aree tradizionali che magari vedono la competizione con gli impianti di pianura, che sicuramente saranno più produttivi, come un handicap che quindi deve essere colmato con una maggior qualità e con una strategia di commercializzazione più accurata, che peraltro va incontro anche alle maggiori esigenze del consumatore di avere prodotti salubri da zone tradizionali e seguendo filiere che garantiscono un'elevata qualità organolettica e di tipo salutistico. Per quanto riguarda la ricerca, e mi posso collegare anche al discorso dell'agricoltura biologica, si sta cercando di andare oltre il convenzionale, in un certo senso oltre il biologico, cioè elaborare strategie che siano spendibili sia nell'una situazione che nell'altra e che abbiano un impatto ambientale ridotto. Questo significa, ad esempio, cercare di eliminare gli interventi di spollinatura risolvendo alla fonte il problema con l'utilizzo di porti innesti che non producono i polloni, oppure realizzare tecniche di eliminazione delle erbe infestanti di tipo meccanico anziché di nuovo utilizzare i diserbanti, o mettere a punto strategie di lotta dove ci sono principalmente gli insetti, quelli che creano problemi nei corileti, strategie di lotta che alternative, oppure ancora sviluppare sistemi di gestione di precisione del corileto, ad esempio la concimazione in alcune aree più avanzate viene già effettuata utilizzando mappe di vigore vegetativo e somministrazione di fertilizzante guidate dal GPS, quindi ogni pianta riceve la quantità di fertilizzante necessaria per il suo sviluppo ottimale. Per quanto riguarda le altre linee di ricerca su cui si sta lavorando, noi in particolare abbiamo una tradizione negli studi di genetica. Quindi un altro filone sarà quello di ottenere piante che portano geneticamente caratteristiche migliorative per quanto riguarda l'adattamento ambientale, di nuovo la resistenza, tolleranza a patogeni e la minore attitudine a sviluppare polloni. Nell'ambito di questi studi stiamo in particolare sequenziando il DNA del nocciolo al fine proprio di individuare i geni più importanti che sono coinvolti in tutti questi caratteri agronomici di interesse.